sono sempre di più le richieste di messaggio che ricevo ogni giorno da piccoli imprenditori, giovani, persone di mezza età che mi chiedono: Eddie, ma in questo mondo dell'online si possono fare soldi? Beh, la risposta è ovviamente sì. In questo video ti andrò a spiegare 10 metodi pratici che potrai mettere in pratica fin da subito per iniziare a guadagnare qualche euro online. Ma perché la necessità di fare questo video? Ho visto che online ci sono tanti video sull'argomento, però nessuno di questi risponde esattamente alla domanda come fare soldi, online o offline. Molti di questi video infatti propongono metodi per cui ormai praticamente non c'è più richiesta di lavoro, come portare monopattini o rispondere, candidarsi per rispondere ad assistenze particolari. Inoltre ho visto recentemente un video di Marcello Scani sull'argomento che in realtà tratta l'argomento in maniera poco esaustiva. Infatti Marcello si concentra molto più su come risparmiare, su come investire, piuttosto che su come guadagnare effettivamente qualcosa online. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito col primo metodo. Il primo metodo di cui ti voglio parlare è il match betting. Cos'è il match betting? È un metodo che ti permette di guadagnare dai siti di scommesse in qualsiasi modo finisca la partita su cui tu stai scommettendo. Non sto parlando di partite truccate o di quella roba lì. Il match betting è un metodo sicuro, qualsiasi modo finirà la partita su cui tu andrai a scommettere, guadagnerai. Come funziona? Beh, devi sapere che ogni sito di scommesse, italiano e non, ha dei bonus di benvenuto, solitamente che sono pari circa al 100% del tuo deposito. Ipotizziamo che c'è una finale europea tra due squadre. I possibili esiti dell'evento sono che o vinca la prima squadra o vinca la seconda squadra. Parliamo di vincere la coppa. Depositare 100 euro sul sito di scommesse te ne darà altri 100 di bonus. Sostanzialmente i primi 100 li andrai a giocare sulla prima squadra, i secondi 100 li andrai a giocare sulla seconda squadra. In questo modo tu ovviamente vincerai meno di 200 euro tendenzialmente, vincerai circa 180-190 euro, però di quei 190 euro 100 erano di bonus che dopo essere stati giocati sono prelevabili e quindi hai un guadagno netto di 90. L'ho spiegato in maniera molto semplicistica, ci sono bonus più complessi che richiedono di essere giocati più volte. E ti voglio consigliare in maniera del tutto trasparente NinjaBet, che ti dico che non ha sponsorizzato questo video, ma io stesso nei miei primi approcci al mondo online quando avevo 20 anni è stato il primo sito che ho utilizzato per fare qualche soldo. Quindi se ancora non l'hai fatto te lo consiglio vivamente. Il match betting però ha dei limiti, non è scalabile e una volta finiti i primi bonus di scommesse dei siti principali maggiori, quindi da 200, 100, 300 euro, gli altri sono piccoli bonus con cui sì si può arrivare a fare un gruzzoletto di 2000-3000 euro, ma non è scalabile nel tempo. Però se ancora non l'hai fatto, provalo e fammi sapere. Secondo metodo, vendita di accessori, indumenti o qualsiasi giapprusaglia su Vinted o eBay o Facebook Marketplace. E qua mi dirai, sì Eddie, ma io ci ho già pensato, ho già venduto tante delle cose che ho in casa, non riesco a vendere. Ti voglio dare due dati. Il primo è che anche mia mamma, che ha quasi 60 anni, è riuscita a fare 4.000 euro con Vinted vendendo miei vecchi vestiti e suoi vecchi vestiti, senza dover vendere nessun pezzo di oro, white o Prada, semplicemente vestiti e giapprusaglia. La seconda cosa che ti voglio consigliare per fare soldi con Vinted, Facebook Marketplace, eBay o qualsiasi sito di vendita di oggetti è di vendere oggetti o vestiti dei tuoi amici. In che modo? Andando a proporre alle persone che conosci una percentuale di quello che riuscirai a vendere. Quindi se hai già finito le cose che non ti servono più e non sai più cosa vendere, prova a chiedere ad amici e parenti: guarda, ma se venissi a casa tua a controllare il tuo armadio, facessimo una checklist assieme di quello che vuoi vendere, mi occupassi io della vendita e ci smezzassimo i profitti? Ti anticipo che molti di loro ti lasceranno gratuitamente le cose e non ti chiederanno neanche una piccola percentuale, perché probabilmente crederanno nel tuo progetto. Terzo metodo di guadagno, affiliate marketing. Ok, ma che cos'è l'affiliate marketing? No, non ti sto parlando di quei matti che vanno ai convegni, si danno finti premi, giacca e cravatta e iniziano a urlare frasi motivazionali del tipo Forex, Forex. No, l'affiliate marketing è un sistema di marketing pagato su commissione per ogni vendita oppure cliente portato a una determinata azienda. Questo significa che non devi spendere soldi, però verrai pagato per ogni vendita che farai fare a un determinato sito o una determinata azienda. Tantissime aziende nel mondo utilizzano programmi di affiliazioni e alcuni di questi sono molto semplici da vendere e molto remunerativi. Il sistema di affiliazione più remunerativo che mi è venuto in mente è quello dei siti di scommesse. I siti di scommesse italiani pagano 50, 60, ma fino a 100 euro per ogni nuovo cliente che deposita almeno 30 euro. Come portare le persone sui siti di scommesse? Con i social media, ad esempio. Oppure, se vuoi iniziare a fare dei soldi facili in maniera veloce senza utilizzare i social media, puoi semplicemente chiedere ai tuoi amici di iscriverti su un determinato link di affiliazione. Ormai praticamente ottenere l'affiliazione è facilissimo, l'unica cosa è che i tuoi clienti o potenziali clienti non devono essere iscritti a quei siti di scommesse. Ci sono tantissimi altri siti di affiliazione, ad esempio le carte di credito. Revolut, per esempio, fino a poco tempo fa pagava 40 euro per ogni nuovo cliente portato. Buddybank faceva la stessa cosa con un tetto massimo di 250 euro. American Express paga molto di più, ma bisogna sottoscrivere una sottoscrizione annuale. Trade Republic paga in azioni che vanno dai 20 ai 200 euro potenzialmente. Amazon invece ha un sistema di affiliazione ancora più particolare.
paga il 3% su tutte le vendite effettuate su Amazon delle persone che arrivano tramite i tuoi link. Non so se conosci lo youtuber Yaki Dale, lui ha un canale dove promuove semplicemente link Amazon con più di 100.000 utenti. Io un po' di tempo fa ho provato a fare affiliazione con Amazon e ti dico che funziona, perché Amazon non ti paga solo i prodotti che tu sponsorizzi con il link di affiliazione, ma ti paga qualsiasi prodotto che venga comprato dalle persone dopo che sono arrivate su Amazon col tuo link di affiliazione. Fare applicazione per l'affiliazione è abbastanza semplice. Inoltre, le persone si fidano perché Amazon, quindi comprano e acquistano senza nessun problema. L'ultimo tipo di affiliazione di cui ti voglio parlare è qualcosa di più particolare. Probabilmente conosci Andrew Tate. Lui, come tanti altri guru dell'online, è un'academy che permette di essere remunerati per ogni persona che si porta ad acquistare un corso di quell'academy. E probabilmente hai visto che è andato così virale perché tutte le persone che promuovono i suoi video su Instagram, TikTok, YouTube e Twitter hanno un link di affiliazione nel loro profilo. Ormai questo campo credo sia un po' saturo, ma oltre a Andrew Tate ci sono tanti altri guru che fanno questo. Luke Bernard, ad esempio, i Mangazzi fa la stessa cosa. Non so se li conosci, ma prova a guardarti i loro profili e troverai facilmente l'affiliazione. Per finire il discorso dell'affiliazione ti voglio dire che c'è una quantità infinita di aziende che lavora con l'affiliazione. Devi solo trovare quella che fa il caso tuo e che abbia i migliori prodotti o servizi da vendere. Quarto metodo per guadagnare, TikTok Creativity Program. Che cos'è il TikTok Creativity Program? Il TikTok Creativity Program è un fondo instaurato da TikTok per pagare i creator come vengono pagati da YouTube. Questo significa che per ogni 1.000.000 di visualizzazione, TikTok per i creator nel TikTok Creativity Program paga 1.000 o 2.000 dollari circa. Capisci che sono veramente tanti soldi, però tu mi dirai, io non sono un TikToker. Beh, paga anche semplicemente repostando clip di podcast, clip di streamer, clip di videogiochi, qualsiasi cosa. C'è un però. Il TikTok Creativity Program attualmente non è disponibile in Italia, è disponibile solo in alcuni paesi come Giappone, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo cosa significa? Che per accedere al TikTok Creativity Program ti basterebbe che un tuo amico in uno di questi paesi creasse un account per te. Se tu non dovessi avere un amico del genere, ti lascio qua sotto un link dove è possibile comprare un account TikTok americano e iniziare a creare contenuti. E semplicemente creando un account in America, in UK, in Francia o in Giappone, tu sarai eligible al TikTok Creativity Program. Ovvero, quell'account anche con 0 follower avrà il TikTok Creativity Program. Dovrai semplicemente iniziare a macinare visualizzazioni. Io stesso ho utilizzato il TikTok Creativity Program su altre pagine che non sono le mie e nell'ultimo mese ho fatto circa 4.000 dollari. Il TikTok Creativity Program è qualcosa di fenomenale e presto arriverà anche in Italia, quindi ti consiglio di provare a specializzarti su questo campo. L'unica cosa che devi saper fare è editare video e postarli, ma ti assicuro che con applicazioni come CapCut e InShot basta solo un po' di voglia e di volontà. Oltre al TikTok Creativity Program c'è un'altra cosa che è il TikTok Shop, dove praticamente oltre a monetizzare tramite le visualizzazioni dei reel, monetizzi tramite la vendita di prodotti su TikTok venduti da TikTok stesso, quindi tramite un'affiliazione con TikTok stesso. È un po' più difficile perché devi portare le persone a comprare un determinato prodotto e non semplicemente guardare il tuo video. Anche questo è attuabile solo negli Stati Uniti per adesso, ma ti assicuro che da fonti interne che ho con TikTok arriverà presto in Italia. Un altro metodo che mi hanno consigliato per fare soldi è la compravendita di domini e o la compravendita di nomi Telegram. Infatti la compravendita di domini ormai nel 2024 è un po' satura. Inoltre ha sempre un piccolo costo di partenza, perché se tu vedi un dominio che secondo te ha un valore basso che potrebbe essere rivenduto a un valore alto, potresti comprarlo, però dovresti sempre borsare dei soldi. Su Telegram è possibile comprare e vendere username che arrivano anche a dei prezzi folli. Su questo portale che si chiama Fragment è possibile comprare e vendere nomi di tutti i tipi. Il modello di business potrebbe essere creare nomi che secondo te hanno un certo appeal e provare a venderli su questo sito. Crearli non ti costa nulla, venderli ti potrebbe far guadagnare molto bene. Ad esempio, è stato venduto a più di 100.000 dollari il nome Middleman. Il video sta durando abbastanza, quindi dirò l'ultimo metodo e poi, se questa serie vi piace, ne farò un altro, perché nel frattempo poi sono arrivati tanti altri nuovi metodi per fare soldi online, tanti altri nuovi modelli di business. Quest'ultimo metodo è un po' meno remunerativo degli altri e prevede una paga oraria. Fare il moderatore di YouTube. Sì, esatto, sul sito careers.youtube.com è possibile fare applicazione per essere presi come moderatore dei video YouTube. Questo cosa significa? Che vi verranno propinate ore e ore e ore e ore di video YouTube. E per una paga di circa 29 dollari l'ora netti dovrete guardare questi video. I pro? Beh, alla fine si tratta di guardare video, probabilmente stai guardando video, ti piace guardare video. I contro? Non è scalabile, potresti dover guardare video veramente forti da guardare. Non puoi farlo come secondo lavoro, dovrebbe essere il tuo lavoro principale. Ora, il video è diventato abbastanza lungo, ma ti voglio dire, lascia un like e iscriviti e lascia un commento se vuoi una seconda parte, perché ti assicuro che ho altri 10 metodi ancora più cazzuti, ancora più particolari per guadagnare online ed offline.